teatro civico di Schio, ormai già da parecchi anni. Ci sono i fantasmi, ci sono i fantasmi che vivono lì. Vivono, è un modo di dire, il teatro civico. Amici di Via Vai TV Online, questa sera Schio, Maria Amelia Monti andrà in scena con uno spettacolo intitolato Tante belle cose. Esattamente. Ecco, Tante belle cose è la storia di Orsina, un'accumulatrice compulsiva. E quindi questa Orsina è un po' l'incarnazione dei mali della nostra società, oppure accumulare è positivo perché non consumiamo? Ma allora, lei è un po' una cosa e un po' l'altra, nel senso fa parte del gioco del consumismo perché è stimolata dai saldi, dalle vetrine, compra tutto, controlla tutti i negozi, però nello stesso tempo è anche contro il consumismo, perché mentre il consumismo ci spinge continuamente a cambiare le cose, cioè prendi un telefono, si rompe un pezzo del telefono e lo devi buttare perché il pezzo di ricambio ormai è già cambiato, e questo è il gioco del consumismo. Orsina invece tiene tutto in casa, anche le cose rotte, non se ne separa, e si, con l'idea che prima o poi le aggiusterà, poi non lo farà mai però. Per cui è da un lato succube dei messaggi pubblicitari dall'altro e in più va anche a ravanare nei bidoni ogni tanto, la domenica, un po' di recupero. Dice, fa anche del recupero, dice che la domenica la gente butta lo stipendio della spazzatura. E per cui chi lo sa, e comunque tutte le persone che vengono a teatro dicono: ma io mia mamma che fa lo stesso, sembra di avere mia sorella, cioè tutti conoscono, hanno a che fare con qualcuno che ha questa tendenza. Poi, portata all'esasperazione, in America è considerata una patologia. Gli americani chiamano hoarder queste persone che non riescono a separarsi dagli oggetti a tal punto che non riescono più nemmeno a entrare in casa. Ecco, beh, se ho capito bene, però questa Orsina vive in un condominio e non è molto bene accetta, no? Ma questo è anche un messaggio per accettare chi proprio non è come noi, o magari crea più scompiglio che altro? Beh, comunque è un messaggio dove le diversità fanno paura, no? Per cui i condomini, la signora Bolasco, che è una borghese, una che vuole la casa a posto, che paga le tasse condominiali, si mette d'accordo con un altro vicino di casa, il ragionier Calvi, che è un po' assumere questo amministratore di condominio alla canna del gas, che è Gianfelice Imparato, che per andare nella casa, nell'appartamento di Orsina, a fare le foto e poterla mandare all'ufficio di igiene e sfrattarla. Però poi si scoprirà che tutto questo, queste accuse di puzze tremende che vengono dall'appartamento non sono reali. E si scoprirà vedendo lo spettacolo. Poi voglio dire, ci sono la regia di Dalatri, e le musiche le ha fatte Cesare Cremonini, ha scritto una canzone proprio per lo spettacolo intitolata Tante belle cose, e poi ci sono Carlina Torta, che è la signora Bolasco, e Valerio Santoro, che è il ragionier Calvi, e Gianfelice Imparato. Caspita, ti chiedo l'ultima cosa, il tuo rapporto con gli oggetti? Allora, io il rapporto con gli oggetti è che tendenzialmente butto, perché mi fa disordine avere troppe cose. Sono stata a un Natale, ho buttato ero talmente stressata da tutte queste carte in giro per la sala che ho buttato le carte insieme a dei regali di Natale. I miei figli me lo rinfacciano ancora adesso. Appena arrivo a casa tolgo i cartellini, butto i sacchetti. Però ho degli oggetti a cui, come un po' tutti gli attori di teatro, che sono un pochino, non si sa se è per un fatto di scaramanzia piuttosto per un fatto di affezione, degli oggetti a cui tengo e da cui non riesco a separarmi. E poi ho degli oggetti, e poi ho un rapporto, quando ero piccola, ma questa cosa mi è rimasta, di non lasciare mai le cose da sole, cioè quando faccio, non so, la valigia prima di partire per la tournée, se c'è un calzino spaiato lo metto vicino
ho un altro calzino, dico la camicia, vabbè, ti metto di fianco la maglietta. Ho un po' il senso di, dell'accoppiare le cose, mi dispiace delle cose da sole. Perché anche le cose hanno un'anima. Certo. Va bene, allora non rubiamo altro tempo a Maria Amelia Monti, grazie della disponibilità. Grazie a voi e spero vi divertiate. Sicuramente noi ci saremo. Va bene, ciao, 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 grazie, ciao. Noi siamo gli spettri del teatro civico, abbiamo anche un critico e vogliamo vedere attrici e cantanti e le donne brillanti qui tutte le sere.